il festival naturalmente non è solamente gara, ma è anche forse e soprattutto l'occasione per ascoltare cosa hanno da raccontarci le artiste e gli artisti che hanno scelto di usare la musica per parlare di delusioni, dei sogni, delle fatiche, insomma della quotidianità. Una quotidianità troppo funestata da una parola drammatica, aberrante, odiosa che è femminicidio. Noi questa sera vorremmo dare un nostro piccolo contributo al cambiamento, perché cambiare si può e si deve. E si può e si deve fare anche cambiando le parole. Abbiamo quindi chiesto a Matteo Bussola, scrittore che nei suoi libri di successo ha spesso affrontato il tema delle relazioni, di aiutarci a scrivere un glossario delle nuove parole dell'amore, perché i sentimenti si possono educare e accudire. Nuove parole dell'amore portate su questo palco dalle nuove generazioni di Mare Fuori. Ascolta, è la prima parola. Una donna che ti parla si fida di te. Non trattarla mai con sufficienza o con fastidio, neanche quando ti sembra che si stia lamentando di qualcosa. Perché c'è differenza tra lamentarsi di te e lamentarsi con te. Accogli, è la seconda. Nessuno si merita la violenza di dover aderire ad aspettative altrui, di essere considerato troppo o troppo poco, non ancora o non più. Facciamo invece sempre sentire che amiamo accolto, esattamente per quello che è, poiché tutti noi abbiamo il diritto non a sentirci amati nonostante, ma a essere amati proprio perché. Accetta, è la terza. Non sempre l'amore dura e dopo un percorso condiviso può succedere di dover spezzare un cuore pur di non spezzare noi stessi, perché siamo al mondo per fiorire, non per appassire all'ombra di rapporti in cui non ci riconosciamo più. Ecco perché amare a volte può voler dire accettare che le persone siano felici anche senza di te. Impara, è la quarta. L'amore è un lavoro e impararlo è forse la cosa più importante per la quale siamo qui. Ci riusciremo solo con un'applicazione quotidiana. Tu insegni le tue parole e lei insegna le tue. Fino a quando non inventerete le vostre. Verità è la quinta. Abbandoniamo gli stereotipi del vero uomo e della vera donna per ambire a essere uomini veri e donne vere. Gli uomini veri e le donne vere vivono e amano nel mondo, accolgono le proprie diversità e quelle degli altri come risorse, sapendo che sono proprio quelle a renderli liberi. Accanto è la sesta. Una coppia non si fonda sull'attribuire ruoli, ma sul condividerli. Non sul tracciare confini, ma sullo starsi accanto. Certe volte perfino sull'attendersi, accettando anche momenti di silenzio in cui ti sembra non stia succedendo niente. Ma quell'attesa è solo ciò che prepara il tuo meglio. E quel silenzio è solo ciò che testimonia il tuo amore. No, è la settima. È una parola dura, ma che dobbiamo riuscire a pronunciare e che gli altri devono essere pronti a ricevere. No, è la parola che stabilisce il perimetro della nostra volontà e rende chiaro che l'amore non deve centrare mai,
mai con il possesso. Per questo a volte no è la più alta dichiarazione d'amore che si possa fare. Insieme è l'ottava. Sì, una parola che può sembrare un po' fuori moda, soprattutto oggi, no? In cui uomini e donne si vivono sempre di più come avversari. Ecco, è proprio per questo che questa parola è la più preziosa, quella su cui investire per il futuro. Perché ciò che conta è che ricominciamo a guardare gli uni negli occhi degli altri. E quello che sceglieremo di vedere dipenderà solo da noi. Dipenderà solo da noi, non dimentichiamolo, non dimentichiamolo mai. Chiedo un grande applauso per questi fantastici ragazzi, le ragazze e i ragazzi del cast di Mare Fuori, che hanno voluto trasmettere. Voglio veramente ringraziarvi tutti, perché quello che avete fatto è una cosa bellissima, con grande sentimento, con grande sensibilità. E beh, li conoscete, venite, venite, avvicinatevi tra di voi, perché questo è un cast fantastico, ragazzi, è il cast di Mare Fuori, inutile. Grazie mille, grazie mille, veramente, grazie. Amatissimi, amatissimi. E vi ricordo, tanto lo sanno tutti i ragazzi, lo sanno tutti, insomma alle persone, non solo i ragazzi, perché lo guardo pure io, lo guardano tutti, a partire da giovedì 14 febbraio andrà in onda per 6 settimane in prima serata su Rai 2 la quarta imperdibile stagione di questa serie di straordinario successo. I primi 6 episodi sono già in onda dal 1 febbraio su Rai Play. Rai Play è letteralmente intasata, è scoppiata. Talmente erano tutti lì a guardare Mare Fuori. Quindi grazie ancora, e è chiaro, insomma, è la richiesta dei ragazzi, perché con la presenza anche di Matteo, naturalmente, di tutti gli altri, buon lavoro, complimenti per il successo, perché ve lo meritate, siete bravissimi, e non possiamo congedarvi se non ascoltiamo, se no non mi fanno uscire, non ascoltiamo Mare Fuori, è per forza. Ci tocca cantare, quindi. Oh, Mare Fuori, Matteo Paolillo, il cast di Mare Fuori a Sanremo 2024! Grazie mille, grazie mille veramente. E casette, sono cresciuto in mezza via, saccia che la gamma aspetta. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. A rete sbarra sotto cielo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Vede sparo sotto cielo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Vede sparo sotto cielo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Grazie mille a tutti. Grazie ai nostri fantastici ragazzi attori di Mare Fuori. Grazie, 14. Grazie a te, grazie febbraio. A voi. Grazie ragazzi, grazie. Bello avervi rivisti, perché ci siamo visti l'anno scorso qui. È sempre un piacere. E poi devo dire, già la serie aveva successo, ma poi è esplosa letteralmente. Questo è merito vostro, ovviamente. Grazie. Ciao, grazie.